In compagnia con Roberto De Bellis, preparatore atletico del Chievo Verona. Il Chievo appunto sta avendo un periodo molto positivo e anche merito suo e della sua preparazione. Diciamo che di solito si danno tante colpe ai preparatori, per cui quando c'è un pizzico di merito ce lo prendiamo. No, il merito penso che siano dei ragazzi perché si applicano in maniera ottimale agli allenamenti, hanno risposto benissimo, quindi diciamo che è merito loro se riescono a far bene, insomma. Noi abbiamo dato degli input, cerchiamo di individualizzare il lavoro, di dargli quelli che sono degli stimoli ottimali, però gran parte del merito è sicuramente loro, è la loro applicazione, è la loro dedizione al lavoro. Ecco, se ci vuole raccontare che cosa hanno fatto questa mattina e cosa faranno questo pomeriggio i giocatori. Sì, e stamattina abbiamo iniziato con un lavoro, veniamo da un po' di giorni di recupero, per cui abbiamo iniziato in maniera un po' blanda in palestra, facendo un lavoro di mobilizzazione attiva, poi dopo siamo passati a dei lavori di elasticità e per finire hanno svolto un piano individuale di forza dove ognuno si muove nella palestra con il suo piano di lavoro. E nel pomeriggio invece subentra la palla e per cui alterneremo lavori neuromuscolari ad alta intensità con e senza il pallone. Diciamo che è una seduta doppia che prevede una parte introduttiva abbastanza lunga oggi, in quanto venivamo da giorni di riposo e di festività, fra virgolette, e invece nel pomeriggio avranno un buon carico di lavoro. Un buon momento, mancano 10 giornate alla fine del campionato, c'è l'ultima sosta della stagione. Come si preparano i giocatori durante la sosta? Sì, noi abbiamo cercato di individualizzare quelle che erano le necessità, in quanto considerando che 6 o 7 giocatori sono via per le nazionali, avevamo giocatori che venivano da minutaggi molto alti, quindi giocatori che avevano giocato sempre in maniera continuativa 90 minuti e altri invece che avevano lavorato un po' meno. Abbiamo individualizzato il lavoro facendo sì che chi svolgesse, chi aveva di minutaggio ridotto facesse in questa settimana del lavoro supplementare, a differenza di chi invece aveva giocato sempre, che magari ha bisogno più di un rigenerante piuttosto che di avere dei carichi di lavoro alti. Un'ultima domanda, gli allenamenti vengono svolti in base al ruolo, cioè i difensori fanno alcune cose, gli attaccanti ne fanno altre? Sì, per quello che riguarda la resistenza e i lavori organici, sono solito individualizzarlo sotto questo aspetto, per cui una delle forme principali è quella della necessità di rispondere alle esigenze della disciplina e sicuramente l'attaccante ha un tipo di corsa diverso rispetto all'esterno o il difensore centrale, senza considerare che una delle individualizzazioni più forti è la struttura fisica, per cui io in passato facevo l'esempio di Miccoli e Luca Toni, che sono due attaccanti dello stesso ruolo, ma che hanno delle caratteristiche e delle necessità completamente diverse. Quindi per individualizzare, secondo me, la cosa ottimale è tenere presente quelle che sono le caratteristiche individuali fisiche e quelle che è il ruolo della disciplina, perché poi dopo la disciplina richiede uno sforzo particolare a seconda di come si viene messi in campo.